Sette Allenatori, è disponibile il nuovo episodio speciale di Ali del Crepuscolo, intitolato Stelle a raccolta. Dopo il suo precedente rilascio è finalmente disponibile sottotitolato in italiano. E quindi che aspettiamo? Facciamo subito una bella reaction! In questo episodio speciale di Ali del Crepuscolo vediamo Dandel dirigersi verso l'isola solitaria dell'armatura, mentre tutti gli altri capi palestra sono pronti per darsi battaglia nel torneo delle star di Galar. Un episodio veramente speciale ci attende, che ci farà rivedere alcuni luoghi chiave della nostra avventura. E quindi siamo pronti a salutare un'ultima volta la regione di Galar e questo viaggio che tanto ci ha fatto emozionare. Benvenuti allenatori, io sono Federic e sono pronto qui per reagire insieme a voi a questa nuova puntata. Beh, devo dire che sono molto molto curioso. Credevo che la serie Ali del Crepuscolo fosse finita un mese fa, e invece no. Torna con Stelle alla raccolta. C'era da aspettarselo, devo dire la verità. Soprattutto con l'arrivo dei DLC. Chissà se ci sarà qualcos'altro. Vedremo. Ci siamo allenatori, benvenuti nel meraviglioso mondo Pokémon! Ricordo che trovate gli scorsi episodi nelle schede. Vediamo cosa succede. In realtà ex campione, perché siamo stati proprio noi i primi a sconfiggerlo. Siamo noi i campioni adesso! Mi raccomando, lasciate un bel mi piace subito a questo video, se ve lo siete dimenticato aiuta tantissimo. Oh, i Diglett! Citazioni qua incredibili a il gioco, no? Il DLC, la cattura di tutti i Diglett di Alola. Fantastico. Alcuni Pokémon esclusivi dell'isola solitaria dell'armatura, come Licaroc e Crocodile. Bulbasaur e Squirtle, altra citazione, no? Li abbiamo ottenuti poi durante il gioco. E qui Dandel incontra il suo maestro, Mustard. Leon, my boy. Ne è passato il tempo, my boy. Che figata. Che figo. Mi sembra proprio di giocare, tantissimo. Pare di essere dentro il gioco. Che bellino Squirtle. Lui è il ragazzo tipico esclusivo di Pokémon Scudo. Lei invece di Pokémon Spada. E qua è in corso una battaglia. Guarda Charizard come combatte. Ma i combattimenti sono bellissimi comunque. Impressive, Master. Master lo chiama. Che bello, raga, che bello. I have much to learn. Still on your journey, are you? Competing against a truly strong rival will help you reach new heights. I look forward to the time I can battle all out. It looks like you already know, Master. È l'invito per il torneo delle star di Galar? Well, I'm off to visit some strong trainers. Devi incontrare alcuni potenti allenatori. E si parla di tutti i capi palestra. Ma questa musica sotto? No! Senza maschera! L'abbiamo visto senza maschera! What the? Tutto il mio potere è rosa. How many years has it been? Mary, la mia amata. Bacini per Mary. Bis non ne faccio. Vabbè. Spoiler delle Terre Innevate. Perché lei ricercava proprio i tre spadaccini, no? Abbiamo fatto la guida. Belle queste citazioni. Solo se avete giocato al DLC o l'avete seguito da me potete cogliere queste cose. Perché se no non ci avevano mai detto niente a riguardo. Beh, senza la Burno. Un certo qualcuno, ovviamente,
riferito a noi. Bellissimo! Oh! Ci stava chiamando a noi e noi abbiamo visto per l'appunto la figlia e il papà che venivano insomma con noi nelle terre innevate. E in quel caso appunto c'era sempre Peony che si arrabbiava, no, con la figlia, perché la figlia insomma non gliene frega niente di questa vacanza. Ci abbiamo anche Francesco Toti, perfetto. Azzurra, ma quante citazioni ci sono in questa breve puntata? Un botto, Ma che bello, mi piace, assai anche. All right, everyone. Ma? Today, brave challengers representing all of Galar have... E abbiamo visto anche i tre uccelli leggendari. Durano troppo poco, veramente troppo poco questi episodi. It really proved to me how much further you can go when you're battling against a proper rival. And now that I've taken over running the league from Chairman Rose, I'm thinking I want to bring even more thrilling battles to our wonderful Olè. Region. Fabia, Kabu, Azzurra, Yarro e anche Mustard e siamo noi, gli ultimi. Infatti Mustard si è girato proprio verso di noi. Bello. Eccoci. Come on. Let us have some amazing battles. Beh, ragazzi, come sempre devo dire che dura troppo poco, veramente troppo poco. È così emozionante, così fatto bene, che è un peccato che questi episodi durino 6 minuti? Mamma mia, poco tempo, E ci hanno dato una valanga di informazioni che non finiva più, veramente. Wow. Io adesso non posso altro che invitarvi a guardare la mia guida e DLC, se ve le siete persa. Trovate sia Pokémon Armatura che Pokémon di terre innevate della guida. Allenatori, che viaggetto niente male, Devo dire che mi sono divertito. Ci sono talmente tante cose da cogliere all'interno di questa puntata che sicuramente la rivedrò più volte, perché alcune cose mi hanno veramente sbalordito. Sicuramente in una puntata di 6 minuti non potevano farci vedere anche Calyrex o Urshifu o Pokémon di questo calibro. Però a sto punto hanno fatto una miniserie dedicata a praticamente l'avventura principale di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, perché non fare un'altra miniserie incentrata su Armatura e Corona? Secondo me ci stava. Potevano fare almeno una puntata dedicata tutta a Pokémon Armatura e una puntata tutta a Pokémon Corona. Che ve ne pare di questa puntata? Se vi siete persi l'anime Pokémon al del Crepuscolo, ricordo che ho fatto un'intera stagione di reaction, una al mese per 6 mesi o 7 mesi, non ricordo. Vi lascio nelle schede tutti gli episodi. Mi raccomando, recuperateli e lasciate un bel mi piace, un commentino scrivendomi cosa ve ne pare di questo episodio. E noi ci vediamo domani perché tornano tanti spacchettamenti. Abbiamo un sacco di display da aprire. Io vi invito anche a fare i vostri regali di Natale sul Frederick Store, trovate tutto in descrizione. Dai che ci siamo, manca poco al Natale, sbrigatevi. Ciao!